Andrà a sostenere quest'anno le popolazioni della Repubblica Centrafricana, dello Zambia, del Madagascar e dell'Indonesia, senza dimenticare le strutture caritatevoli in Italia, l'edizione 2018 di Con il Cuore nel nome di Francesco, una grande maratona di solidarietà abbinata ad una raccolta fondi che nel corso di oltre 16 edizioni ha permesso di superare i 9 milioni di euro. Un cast stellare, quello di quest'anno, con dei mostri sacri della musica italiana, graditi ritorni ma anche nuove presenze che hanno risposto sì alla chiamata del Sacro Convento di Assisi, alla chiamata del conduttore Carlo Conti, di nuovo su questo palco ad Assisi per la 10ª volta. E poi dritto fino al mattino, poi la strada la trovi da te. C'è un grande cast con tanti nomi, con dei mostri sacri come Albano, come Ron, come Red Canzian, come Edoardo Bennato, che per la prima volta arriva qui ad Assisi con la sua musica, e poi tanti altri amici, Orietta Berti, con il quale ci divertiremo a cantare, Ermal Meta, Fabrizio Moro, gli do di tutti, Bianca Zei, e poi Noemi, e poi il piccolo Colore dell'Antoniano, e tante altre sorprese. Come sempre, una serata fatta con il cuore, una raccolta fondi importantissima, è un numero, guarda, inquadralo qua, piano piano, 45515, che è il numero della solidarietà fondamentale. E tante storie da raccontare anche quest'anno. Sì, tante storie, tante testimonianze per emozionare e per vivere al meglio con il cuore questa sera. Prego. Ma io credo che già il fatto di fare musica ti mette in collegamento con gli altri, ti mette in relazione con gli altri, e quando tu ti metti in relazione con gli altri fai qualcosa inevitabilmente per gli altri. Poi la solidarietà è qualcosa in più, un atto, un gesto, sono dei gesti che tu decidi di fare al di là della musica o comunque attraverso la musica. Ecco, la musica dentro è un qualcosa di spirituale, tutti noi siamo collegati in qualche modo spiritualmente, tutti gli esseri umani, quindi la musica è un gesto di solidarietà intanto nei confronti di chi la fa, e poi se la fa in un determinato modo si espande nel mondo, no? Ma guarda, il pensiero di San Francesco, io penso che non ho un pensiero di San Francesco che faccia parte della mia musica, sinceramente, però credo che San Francesco amasse molto l'umanità nella sua interezza. Io scrivo canzoni ispirandomi a quello che mi circonda, a tutte le persone che mi circondano, che fanno parte della mia vita. Quindi non so se è un pensiero di San Francesco, ma sicuramente mio. Bianca, ti abbiamo visto ieri alle prove, un pezzo bellissimo hai portato questa sera. Com'è stato cantarlo in questo palcoscenico che tu conoscevi già, tra l'altro, ma soprattutto con una cornice di bambini che erano insieme a te? Non aspettavo, e quindi sai, i bambini sono la purezza, quindi per me, insomma, io penso che il mio vero nome è Veronica e ho cambiato nome, visto che non potevo approfittarne, no? Visto che da cantante, Bianca, proprio per la purezza anche dei bimbi, quindi hanno un significato molto importante per me nella mia vita.
cantare per la prima volta questo brano qui su questo palco, in questa cornice meravigliosa, in questa atmosfera. Tra l'altro l'altra volta quando eri venuta la pioggia aveva fatto spostare la location dentro. Sì, che comunque era suggestivo anche dentro, però qui è tutta un'altra atmosfera, è veramente magico, è stupendo. Io sono felicissima ogni volta che vengo qui ad Assisi perché mi sento serena, in pace, ho una pace interiore che è indescrivibile, davvero. Quanto i testi delle tue canzoni sposano un po' il progetto con il cuore? Perché oltre a questa serata con il cuore è un vero e proprio progetto di solidarietà che... Beh, sai, la musica aiuta in tutto e per tutto e sicuramente aiuta anche la condivisione, lo stare insieme, no? Quindi avvicina, lega e sicuramente nelle mie canzoni, nei miei testi c'è tutto questo. L'idea di venire ad Assisi era una bella idea, una voglia di stare qui, toccare con mano e con gli occhi e con la sensibilità quello che rappresenta questo luogo. Poi dopo, passato il periodo del desiderio, finalmente mi è stato possibile venire qui e toccare con mano questa grande, speciale realtà, non può che far bene. Puoi cantare in questo palcoscenico che ha una scenografia naturale, la Basilica di San Francesco, come sarà fatto le prove oggi, quale emozione sarà anche per un artista del suo calibro? Io ricordo benissimo quelle altre performance che ho fatto in Basilica, beh, cantare già con quella sonorità, con quella acustica, era come stare in un posto che andava oltre il tuo cantare. Poi quando canti brani classici, brani di carattere sacro, è ancora più interessante. Questa serata sarà ancora una volta una riconferma che bisogna essere presenti per saper dare, oltre al canto, quel qualcosa in più che serve ancora di più. Ho un rapporto particolare con la figura del santo, ma anche quello che il santo è riuscito a evocare, insomma, in qualche modo in questa terra meravigliosa. Ogni volta che vengo qua dico vabbè, qua vorrei rinascere, qua vorrei morire. E così è, insomma, Francesco poi è un esempio strepitoso, è un santo all'insegna veramente della trasgressione anche proprio santa, diciamo, per cui mi piace tantissimo. Buonasera, io sono Noemi, questa sera vi volevo invitare a donare il più possibile al 45515 o sul sito conilcuore.info. Mi raccomando, ciao! Fabrizio, sei tornato sul palco di Assisi dopo la vittoria a Sanremo. Cosa ha significato per te cantare qui stasera? Ma intanto San Francesco è la figura religiosa che più sento vicina alla mia storia, al mio pensiero, perché è stato un uomo che si è spogliato di tutto quello che aveva, anche se io non c'avevo niente. Però si è rivestito del bene più grande, che è l'amore e il valore che poi ha dato all'umanità, soprattutto alla parola comunità. E sono qui ogni anno proprio perché credo in questo tipo di pensiero. E poi era un rivoluzionario, un ribelle, una figura affascinante che
non riesco ad integrare nel panorama religioso e basta. Poteva essere benissimo una rock star. Ciao. Battuta sull'emozione di tornare su questo palco ad Assisi. Bellissimo, già ci sono stato e ogni volta tornare è sempre molto bello. Che dire, è bellissimo, Assisi è stupendo. Senti, il messaggio di solidarietà che vuoi lanciare anche tu da questo palcoscenico di Assisi? Io mando un messaggio al 45515, fondamentale per tutti i bellissimi progetti che sono in atto adesso e poi anche per sentirsi forse un pochettino più a posto con la coscienza tutti quanti. Possiamo fare tanto e anche di più. E un'ultima battuta su come è stato cantare con questa cornice di ragazzi ai tuoi piedi. Stupendo, bellissimo, una cornice umana, bello, molto molto bello e anche emozionante, ma poi tutta un'atmosfera molto bella, quindi insomma spero di tornare presto. Perché tutto va con le vostre lingue. Le vostre lingue. Che mondo si rialza col sorriso di un bambino.